Che è donna in costume? Ah, la madrina. Sì, è la prefettina del paese. Gli lasciano il santo e lo accudisce per una settimana. Oh, accudirai come? Ma non lo so, io lo accudisce, gli porta i fiori, lo prega, gli cambia l'acqua, gli dà una grattatina sulla schiena. Che ne so io, boh. Poi lo passa alla madrina dell'isola successiva, così si evitano disgrazie, che ne so, tempeste, divorzi. Sandolfiuccio, che ti aveva fatto di male? Mamma, io te l'avevo detto, lì non è cosa di fare la madrina, si dà troppe aria. La madrina deve essere modesta. Ah, mammuzza, e deve essere anche maritata, perché sennò stavolta a te a toccava. È colpa di Crocetta, quella porta iele, ma perché non se ne sta a casa sua? Calma, Usigno non è più Crocetta né più tia. Sandolfio si arrangiò, puta svergognata. Siamo pezzi. Un mare nasce usali e da femmina tutti i mali. L'arancino. Prego. Quattro paste con le sarde e due polli. Era in banca, a Isola Grande. Arrivano i rapinatori. Oh. Grosse, nere, coi passamontagna in testa. Erano furistieri, eh? Dalla cattiveria si capiva. A uno ci mise il mitra accanto alla gola. Ma oggi che scanto! Diavoli sono! Tutte le bande dell'isola si passarono. E i guardi e niente fanno. Lo vedi, Olivia? A te il vestito da madrina non si adatta. Sei troppo alta. Che scusa, è un difetto. Se devi fare la madrina alle sfilate di Milano, no. Ma la donna del sud è modesta. Ti guarda dal basso in alto, no dall'alto in basso. Che vuoi dire? Che non sono modesta io? Troppo ci tieni a mostrare il bel tuo marito che hai. Per farci invidia a noi, che l'avemo vecchio e camanza. Tempo passa. Vedrai come diventa Rocco tuo, vedrai. Ah, è Crocetta! Mamma mia, mi dispiace, non l'ho fatto apposta. L'ago fu. Five Star Wellness Spa, macchinari di ultimissima generazione, radiofrequenza, laser, ossigenoterapia, ultra shape, massaggi, saune, docce emozionali, manicure e pedicure con i pesciolini azzurri che ti mangiano le pellicine dei galli. Mon amour, ma per fare il business plan servono dei numeri. I numeri? E ce li ho i numeri. Allora, 100.000 euro ce l'ho io, no? La tua banca mi presta 200.000 e siamo a 300, perfetto, poi te li ridò in 15 anni, no? Io lavoro banca d'affari, finanziamo multinazionali, non pesciolini che mangiano i galli, eh? Non me l'avevi promesso, ne avevamo parlato. Oh, ma il y avait la lune, l'amour, du vin, de bouteille. Ah, eri imbriaco? Ah, oui. Solo cazzate mi hai raccontato? Ma tu guarda questo. Mi ha raccontato un sacco di cazzate. Ok, allora lo sai che fai, caro Jean-Pierre? Paghi, eh? Procediamo col conto. Dunque, abbiamo, ho scritto tutto, tariffa long weekend, 10 amplessi Kama Sutra all inclusive, 2 massaggi notti magiche con happy end, 4 cene, 12 bottiglie di Syrah, 2 tramonti, un bagno hippie che mi è venuto pure mal di gola. E so 4.500 euro, bello. Mamma, qua un uomo non lo troverò mai. Con questa nomea che porto iella. Ma che dici, mammina? La iella è una cosa di medioevo. Non ci crede più nessuno. In tonnara lavoro con 20 uomini. Nessuno mi ha mai chiesto di uscire. E chi? È la nomea. No, mammina. No. Peppuccio! Tu sentisti mai dire che Crocetta porta Scutra? O che pure ha la Mavaria oppure la Iettatura?
Sì, tutto c'è cosa. Quest'isola è troppo piccirida, bim mia. Mi devo lanciare nel mondo. Ho deciso. Mi iscrivo a mitic.it. Sa linguazza da avessi uno a tagliare. Inizia oggi la tua storia d'amore. E la mia password... cuore solo. Ah, mammina, impariamo un poco di internet, che se la usavo dai miei tempi... non finiva certo così. Schifo. È come un fiore che rompe il cemento. No, è come un mare in tempesta. È come i canditi sulla cassata. Niente, non si riesce a dire com'è fare l'amore. Ma infatti che bisogno c'è di dirlo? Rocco. Ah. Ma perché non facciamo un figlio? Un figlio? Io ne voglio almeno quattro da te, principessa. Però? Però prima voglio comprare una barca tutta per mia. Perché ci voglio dare un futuro a sti figli. E poi? Voglio comprare un castello per te. A chi ho bella principessa di tutte le favole. Sì, però... It's the heart on your sleeve, never making me wonder. It's the bone that we tie up and over and under. You're the sun and the rain, and my grass is always green. With a kiss on my cheek, always letting me know I'm the birds and the bees, I'm the apple in your eye. I know that you know that I know you're all I need. And just when I thought it couldn't get Tamara. Amore. Tamara, è il padrone del peschereccio. Si firma così per fare il cretino. Tu lo sai che a quelli di Isola Grande gli piace babbiare. Non ci credo. Un pescatore del sud non si firma Tamara manco per babbiare. Allora perché non lo chiami e glielo dici tu? Sta già chiamando. Sono la moglie di Rocco. Ho trovato un biglietto con scritto Tamara. Tamara io sono nato buffone. State tranquilla, vostro marito pensa solo a voi. Ora scusate che sto con una Tamara vera. Scusami amore, scusami. Non ti preoccupare principessa, non ci pensare più. Ciao. Buongiorno. Che compare, vuoi uscire con Crosetta? Ma che sei pazzo? Quella la Maria, il malocchio, compare! No, compare, guarda, io vengo da Palermo e queste cose vostre di paese proprio non ci credo. Ma no! Primo fidanzato, 18 anni, Pippo, promessa del calcio.
le mette la mano sotto la gonna una sera, tempo due giorni, la domenica, crac, tibia e perone, carriera finita. Ma non fai un caso, ma lei non credi a queste cose, è un caso. È un caso, è un caso, è un caso numero due, Alfio, l'unico che l'ha avuta. Tempo due giorni, con la macchina, piglia una curva, sbaglia, tira ritto e finisce in mare. Una rata aveva pagato, una! Lascia stare, lascia stare, questa sulla mutanda c'ha il teschio, ti tocca muore, hai capito? Ecco la compare, chiudiamo in scatola. Ciao. Ciao. Senti, ti volevo chiedere se magari un giorno di questi ti andavano di andare a prendere, che ne so, una granita. Cioè io ti inviterei pure a cena. Solo che ho paura di risultare troppo invadente. Effettivamente sei un po' invadente. E poi io sono molto impegnata. Capito. Facciamo stasera. Facciamo un salotto? Stasera un quarto d'ora in più, tutte e due. Per me pure 20 minuti. Settembre alla mia età porta scuramento, l'estate se ne parte e non sai quanto ne resta. Tra poco il freddo ti dirà che l'ossa tua sono vecchietta e ti viene il desiderio di vivere un'ora ancora da giovanotto con la più bella delle femmine. Se continuate a mangiare peperoncini crudi, Don Vincenzo, ne fate pure due di ore. La vostra beltà va onorata con la giusta forza mascola. Don Vincenzo? Don Vincenzo? Don Vince! Don Vince! Gild! Buongiorno! Sono venuta fino a qua perché c'è un problemino, proprio un... È Don Vincenzo, no? Eh? Don Vincenzo. Don Vincenzo. Se ne è andato. Pace all'anima sua. Pace all'anima sua. Se n'è andato come voleva lui, eh? Maschio, 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 maschio fino alla fine. Però non so se è il caso di farlo trovare a casa mia, eh? Sotto una coperta leopardata. Ma picchi! Ma picchi! Ma le mie braccia si spezzano. L'ultima parola fu per i nipoti. Che bella morte fece. Lo invidio tanto. Con Gilda? Non ci credo, era così attaccato alla famiglia. Olivia, Betta, i mascoli già di torri sono. Ah, Olivia, e come che Rocco non c'è? E pure la domenica c'è vaglia. Si è fermato all'isola grande. Un problema al motore hanno avuto. Al motore? Io non mi sento tanto bene. Mi va giù la pressione. È lo scirocco! Scusate, condoglianze vivissime. Su metiche.it ti trovai un ragazzo bellissimo. Abita qua vicino. Non mi interessa. Come non ti interessa? Mi sono innamorata. Si chiama Lorenzo. C'ha pure casa di proprietà. Fa l'estate in Tonnara. Ha detto che prima di tornare a Palermo vuole venire a cena a casa.
Ciao Carmelo. Olivia, che ci fai qui? Ho bisogno di un consiglio. Ho paura che Rocco mi faccia le corna. E vuoi sapere se viene da me? No, non vieni qua da me. Adesso scusami, ma devo tornare ad allenarmi. No, ma non è quello, è che il dubbio mi fa impazzire. Se gli credo, mi sento stupida. Se non gli credo, mi sembra di tradirlo. Io non so con chi parlare. Non ho una madre. Tu sei così esperta di uomini che ho pensato di... Che coraggio che hai, eh? Come prima con le tue amiche mi chiami bottana e poi vuoi venire a chiedermi consigli. Brava! Va bene, scusa, e allora vado. Oh, oddio! Ma che è un'epidemia? Olivia? Olivia? Oi, riprenditi, eh? Su, su. Tutto bene? Mi capita spesso. Soffro di pressione bassa. Ora vado. No, che vai? Prima ti riprendi. Mica voglio che muori qua pure tu. Ma la telefonata al pescatore non lo scagiona. Un amico addestrato a dire balle, ce l'hanno tutti. Quindi tu dici che mi fa le corna? Ma certo. Perché vedi, gli uomini sono proprio, capito, biologicamente programmati a procreare. A farsene tutte, cioè. È la realtà. Ma Rocco è diverso. Lui mi ama. Sei sicura? Sì. Allora facciamo il test corna. Tuo marito lavora molto e non ha orari? Sì. Male. Iniziamo male. Ti fa spesso dei regalini? Sì. Molto male. Lui ti insulta, ti tratta male? No. Con me è carinissimo. Malissimo, allora! Ti fa le corna sicuro, 100%! Basta! Tu sei troppo cinica! I sentimenti non li consideri proprio! Vabbè, sarà che frequento troppo gli uomini. In effetti, a parte la postina, nessuna donna bussa a quella porta. Anzi, se ti va, torna a trovarmi. La prossima volta però senza coprirti col velo della vergogna. Bellissima mamma, mi sembra la Carrà quando faceva tucca tucca. Buonasera. Buonasera. Ciao. Centonze Lorenzo, molto onorato. Vuoi un bel aperitivo? Fagli entrare tutti e due piedi in casa. Prego, e faccio strada. Prego. Con permesso. L'ha fatta crocetta con le sue proprie mani. Ah, questa figlia mia, nella cucina è più brava di me. E nelle faccende domestiche mi batte. Buono questo vino di lusso. Io sono abituato con le damigiane. Che c'è, Lorenzo? Ma come, non ti piace la parmigiana? No, è buonissima, signora.
Me la mangio poco a poco, che così sento di più il gusto. Lorenzo, ti senti bene? Benissimo. È solo lo stomaco che è un po'... Dov'è il bagno? Pepuzzo, facci strada. Sarebbe urgente. Vabbè. Ma perché sto proprio per... Oddio mio. Vieni, Joy. Vieni, piano che ci metti i piedi sopra. Là. Tant'altro pescato. La pasta non è stata, l'abbiamo mangiata tutti. E a mammina sarà stata l'emozione. Mi dovete scusare. Sono mortificato. Pure noi. Quell'acqua con l'alloro? No. La magnesia? No. Una gazzosa? No, che gazzosa? No. Un tè? No, nessun tè, signora, grazie. Ci dovete dare il limoncello con l'anice e vedete come stoppa. Papà. Il limoncello voglio. Con l'anice? Con l'anice. Ce l'abbiamo fatto io. Pure l'anice. Mi raccomando l'anice. Va benissimo questo. Ma se vuole un po' di pasta salvata. Che cerchi? Perché mi segui? Cerco la felicità, come tutti. L'ho vista passare prima di là, guarda. Ciao! Ma io sono un tuo grande ammiratore. Il massaggio notti magiche è una leggenda, Ce l'hai 150 euro? Ammazza, io prendo 1.200 al mese. Sei sicura che non mi pento? Sei bravissima, Dovresti chiedere di più. Ma io chiedo di più. Io chiedo il doppio, anche il triplo. È che tu sei così carina. Fatti vedere un po'. No, che sono accecato, non vedo niente. No. Sì. Sei proprio caruccio. E sono un gigolo anch'io, sai? Ah, sì? Siccome prendo 150, non ti pago e siamo pari. Oh, non scherzare, Guarda che io sono cintura nera, sono pericolosa. Ah, sì? E io sono pistola d'oro. Oh. Allora? Che? Che c'hai paura? Vogliamo chiamare gli sbirri? Eccoci qua. Siamo già arrivati. Ispettore Nico Malaghia, qualche problema? Ma che sei, davvero un poliziotto? Ispettore, e per pagare gli alimenti a quella zoccola di mia moglie, non mi posso nemmeno permettere di pagare una mignotta. Lo dico, ma è democrazia questa. Guarda che io ti denuncio, bello. Ah sì? Per che cosa? Scopata non pagata? Io ti do affitto in nero, evasione fiscale e oltraggio a pubblico ufficiale. Un processo equo, no? Tanto lo sanno tutti che mignotte e sbirri davanti alla legge sono uguali. Ciao, bella. Siete sempre su R101, continua lo show della vita. Io sono Marco Malesi, stasera... Chi è? Tonino! Ma come ti permetti di entrare? Pago l'affitto, questa è casa mia. Non più. Ti devo dare lo sfratto. L'hanno deciso i capi. Lo sfratto?
Ma sei capi, vengono tutti da me. Appunto. Col fatto di Don Vincenzo, sono scese in campo le mogli. Non cercare casa qua, è tempo perso. Gilda, ho tante case nelle altre isole. A voi una con piscina. A voi pure i pesci se ci metto. Scusa. Coglioni! Siete nati tutti a mare a scoprire che le rapine seguono le rotte dei tonni, devo essere io! Che sono nato a Monte Rotondo, a 780 metri! Sono pescatori! È per questo che sparivano nel nulla! E l'alibeggio stava sempre vicino alle rapine! Ehi, che aspettò! Loro sono! Ehi, paterno, buongiorno! Sì! Aspetto il mandato, questa notte li andiamo a prendere. Fatemi una bella dormita. Che quelli sparano. Ah. E muti. Oggi non me lo puoi togliere il molare, dottor. Stanotte c'ho un arresto. Gente che spara. Arrestati i rapinatori delle banche. Shhh. Muto devo stare. Vi arrestano stanotte, lo so per certo. Comprate da vino, donne! E vi dico tutto sui rapinatori. Vi arrestano stanotte, l'hanno detto al mercato. E a grazia di Sant'Alfio. Da quando sta qua, solo belle notizie. U sapete che Gilda è più sfratto. Cosa ci si fece un buono, eh? Se mio marito ci torna voglia di me. Che 200 kg è, eh? Quando mi monta sopra mi scafazza e mi fa nascere l'ernia. Ah, Olivia. Ma com'è che Rocco non lavora? Oh. Sì che lavora, è a mare 3 giorni. Ma quando mai? Io stamattina al faro lo vidi. Al faro? Al faro. Si vede che è tornato per farmi una sorpresa. Vado a casa. Sì. Ho dimenticato la borsa. Ho il primo figlio o sono i primi corna? Ha pure grippato la moto e dice che non parto gliela. Forse tanticchia, mamma, poco poco. E comunque non è per questo che ti ha lasciato, l'ha detto lui. È troppo giovane e non se la sente di impegnarsi. Ma quale giovane? C'ho 39 anni! Ia, mamma, gli uomini di oggi sono dei piccini razzi. Bambinoni sono. Lo sai che hai 2 richieste d'amicizia? Eh? Tieni, mamma. Non le voglio! Tieni in mano i biscotti! Queste ti fanno bene, mammina. Ti fanno il tappo nello stomaco per la gastrite. Te, Gioia. Ti ho detto che non li voglio, vattene! Santa pazienza, mamma. Santa pazienza, ci vuole. Come vincere la iella? Non ci posso credere. Tu hai fatto scappare Lorenzo. Ma che cosa stai dicendo? Levite. Hai cercato su internet come far grippare la moto e come far vomitare. Sei stata tu. Avevo paura di perderti. Palermo troppo lontana è. Non ci posso credere. Tu mi hai creato la scusa. Sei tu che mi hai creato la scusa. La vita mi hai rovinato.
Ti odio! Crocetta! Crocetta! No, sono io. Senti, siccome mi hanno sfrattato, no? Vabbè. E tuo marito è a mare, allora pensavo che magari per una sera potevo. Ma che è sta puzza? Il caffè! Ah, attenta! Il vaso! Ah! Oddio, Olivia, ma che c'hai? Sei posseduta, ti hanno fatto un rito voodoo. Rocco, è con Tamara. Chi è Tamara? Non è a mare, l'hanno visto qua. Lo devo beccare, ma continua a rompersi tutto. Casa di merda! Ora vado! Ah! Oddio! Attenta! Olivia! Olivia! Vabbè, vengo con te, che tu oggi ti fai male. Il traghetto! Dov'è il traghetto? Il traghetto è già partito. Becchialo domani. Adesso devo partire. Portami con la barca tua. Vago. Ma con tutte le barche che ci stanno, proprio dalla mia vuoi essere portato? Lascia stare. No, voglio vedere. La Crocetta. Chi? Crocetta. Ma come? È sposato con te e va con la Ornacchia. Dov'è Rocco? Ah! Da quanto va avanti questa storia? Oh, come ti permetti? Io non ci vado con gli uomini sposati. Non sono come lei. Ma che poi? Ma comunque, Olivia, abbassa sta luce. Considerando anche il soggetto, insomma, non mi sembra un appuntamento sexy. Allora che ci fai in grotta a quest'ora? Sono affari miei. Di sicuro non devo rendere conto a te. La madrina sei, non la Madonna Santissima. È Rocco. È Rocco. Viene dalla sua grotta. Vengo con voi. Ho timore. Ah! Olivia, e tu che minchia ci fai? Dov'è Tamara? Tamara? Ma che sono queste armi? E quei soldi di chi sono? Olivia, credo che tuo marito sia uno dei rapinatori. Vero? Sì. Comunque, Rocco, non ti preoccupare, perché noi non abbiamo visto niente proprio. E poi non mi importa più nulla. La polizia sa già chi siamo, ci stanno venendo a pigliare.
così che volevi dare un futuro ai nostri figli? Olivia, per piacere, io sto scappando. Ma come scappi? E io? Hai ragione. Hai ragione. Tieni, questi sono per te. Sono piccioli puliti. Li abbiamo già lavati. Ti ci puoi comprare quello che vuoi. Ma tu mi ami? Se non mi ami, perché mi hai sposata? Rispondimi! Voglio sapere perché mi hai sposata! Perché sei cretina, Olivia! Ecco perché t'ho sposato! Perché ti faccio due moine e credi a tutte cose! E a me mi serviva la santarellina che va in giro a dire a tutti quanti quanto sono bravo! Ecco perché t'ho preso! Pure se mi scassi la minchia! Va bene così, principessa? Sei più contenta adesso? Amoni, Olivia, posala. Posa. Dai, che non sei neanche sparato. Oddio. Ma sono stata io? Non mi sembra, non mi sembra. Di qua. Non volevo sparare. Non ci ho neanche pensato. Sarà stato il coso, com'è che lo chiamano la televisione? Urattus. Vabbè, basta, è andata così, basta. Ma come è andata così? Quello è omicidio, vado in prigione. Non è detto. Basta far sparire il cadavere. E la polizia penserà che è scappato. È quello che stava facendo, no? Esci, sti pazza! E se ci picchiano? Già lo vedo alla televisione, il criminologo che parla di noi. Questo è un omicidio! E no, questa è giustizia! Perché se qui c'è un vero assassino, quello è lui, Rocco! Ha ingannato Olivia! Ha straziato il suo cuore! E adesso questa deve marciare in galera così, perché gli è scappato un colpo! E no, e non ci sto! Complimenti, bel discorso! Peccato che lei vuole solo i piccioli, mentre è risvenuta si è messa a contare. Vabbè, ho dato un'occhiatina. Sono 996.000 euro. Diviso 3, sono 332.000 euro a testa. Io ci realizzo i miei sogni. Te ci sputi sopra? Io? Sì, mi fanno schifo. Però ci sto. Non voglio andare in galera io. Oh, questo è un delitto perfetto, pulito. Non c'è rischio. Scusa, Rocco è il bandito che scappa. Olivia è la madrina, la santa, un angelo, che sviene ogni 3x2. Ma chi è che va a pensare che fredda il marito così, con lo sparo in fronte? Chi? Io. E poi? Non vorrei mica che la gente pensi veramente che tu porti Iella. Ma sì, cretina! L'acqua ossigenata schiarisce il legno, quelle risse lo capiscono! Se ci metti l'aceto non schiarisce! Sì, ma l'aceto l'insospettisce e fanno il luminol! Si vede proprio che non guardi CSI! Crocetta, qui non stiamo a CSI! La scientifica la portano in barca e se non c'è il cadavere non viene! Le impronte le prende un certo Casillo. E tu come lo conosci? Lavoro! Povero Rocco! Pare proprio... un tonno nella rete! Olivia, non fare così. Ricordati quello che ti ha fatto. Cattivo. Cattivo! Cattivo! Sei stato cattivo! Basta, sei stato cattivo! Cattivo! Mezzo, cattivo! Amore, cattivo! Calma, e calma! Basta! E ora? Che facciamo? Lo portiamo in montagna. Ma se prendiamo lì, chi lo vede? I cacciatori, i cani sentono il fetore. E allora lo buttiamo a mare. No! Poi me lo
voglio vedere più! Più! I tonni malati e quelli col mercurio andrebbero buttati. Ma secondo voi Zuccalà li butta? Li mette in scatola per una ditta tunisina che mette marchio portoghese e manda in Brasile. Tutto in nero, non rintracciabile. Basta chiacchiere, togniamolo. 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 Cuocitore a vapore, in 22 minuti è bollito. Pure le ossa si mangia. Chi ci fa a caso? Posso lasciare un fiore? Olivia, tu hai bisogno di dormire, eh? E anche noi, andiamo, dai. Andiamo, andiamo. Allora, mi raccomando, se viene qualcuno, noi siamo amiche. Siamo qua perché Olivia ci ospita, va bene? Dobbiamo dire la verità, tranquille proprio. Vabbè, giusto con qualche omissione, ma del resto quale donna non sa farlo, no? Io. Prima a fare la doccia! Una bella doccia ci vuole. Ho due posti nel matrimoniale e uno nel divano letto. Il divano lo piglio io. Con una persona a fianco non dormo. E comunque io per dormire non devo avere luce, né rumori, né polvere. Ce l'hai uno straccio di cotone? Guarda che la polvere l'ho fatta ieri. Sì, ma non hai usato stop polvere, vero? No, infatti uso doppio stop plus, costa 2 euro in più. Oh, ma la finite di starnazzare. Allora, adesso dobbiamo pensare ai soldi, va bene? Ce li abbiamo ancora nel bagagliaio. Per cui dobbiamo pensare a dove nasconderli. Polizia! Aprite! La polizia! Calme, calme. Cercano Rocco. Cercano Rocco. Aprite! È morto! Dischiami il letto. Dischiami il letto. Dischiami il letto. Allora. Calma, piangere, piangere, piangere. Guardami, guardami. Allora, se tocco il sopracciglio, piangi. Se tocco l'orecchio, svieni. Sopracciglio, piangi. Orecchio, svieni, ok? Calma, calma. Aprite! Tu vai ad aprire la porta. Vai ad aprire! Non c'è niente da nascondere. Non c'è niente da nascondere. Sorridi! Sorridi, vai! E vai! Aprite, sfondiamo la porta! Chi è? Signora Giuffrida, dov'è suo marito? Non sono la signora, sono ancora signorina. Si tolga. Controllate dappertutto. Signora Giuffrida, si tolga. Rocco, sei in arresto. Vieni fuori con le mani in alto. Un momento, mi sta mettendo il fart. E tu che ci fai qui? Io? Facevo la fila per il bagno, no? Buongiorno, posso offrirvi un caffè? Dov'è suo marito? Eh? È in arresto per rapina. Dov'è suo marito? Ah, Olivia! Oddio, è ragionevole. Ispettore, qui non c'è nessuno. Andate alla grotta, seguitemi. Paternò, perquisisci tutto. Suo marito ha rapinato 5 banche e lei non ha mai avuto nessun sospetto, uno! Ma è una ragazza giovane, ingenua, ma che ne sa? Con certe amicizie le passerà, eh? Ha mai visto dei soldi strani? Oppure delle armi? E prima sviene e poi piange, ma che ha? E che ha? Ha scoperto che il marito è un criminale.
Ha rapinato le banche? Che ha? Gli uomini sono tutti uguali. Coraggio, Olivia, ti rifarai una vita. Non lo so, volete un tè, due pasticcini? Ma la volete finire? È un'indagine questa! Rocco era un marito perfetto. Certo, era un poco assente, ma quale marito non lo è? Ha detto ma era! Perché parla di lui al passato? Perché? E perché? E perché? Ma glielo spiego io perché. Perché lei è una donna, è stata tradita. Va bene? Per una donna, quando viene tradita, l'uomo è come se fosse morto. Come se. L'ha anche svergognata come madrina. Adesso basta. Fuori! Date, fuori! Fuori! Anche lei, fuori! Manca qualcosa a casa. Ma come faccio a dirlo? Paternò ha messo tutto in disordine. Bisognerebbe riordinare prima. No, paternò, le tovaglie vanno nel terzo cassetto. Allora, mancano 3 pantaloni, 4 camicie, rasoio dopo barba, 5 mutande. Paternò, le cose invernali vanno in camera da letto sopra l'armadio. Poi manca l'orologio e 5 o 6 paia di calzini. Non so perché ce n'è un paio bordeaux che non mi ricordo se li ho buttati o rammendati. Vabbè, abbiamo capito, è scappata, abbiamo capito, va bene. Ma che è sto conclave di femmine qui? Eh? Voi tre insieme, alle 7 di mattina, che ci fate? Siamo amiche. Molto, molto. E siccome Rocco è a mare, facciamo compagnia ad Olivia. Aspetto, tornate colleghe dalla grotta. Può restare. Merda! Abbiamo messo dentro il bagagliaio ed è rotto, si apre da solo. Dobbiamo fare qualcosa. Magari. Ape fuori dalla grotta e buca scavata di fresco. Quello è scappato coi soldi, è scappato. E adesso che glielo dice al commissario? Sia chiaro. Stanotte la motovedetta non viaggiava per via della tempesta. Se salta fuori che ho detto di no per il mal di mare, ad Aosta finite. E sto maledetto mare in cartolina lo vedete, è chiaro? Ispettore! Agenti! Forze dell'ordine! Volete una limonata fresca? Con questo caldo? Volete? Caffè, tamarindo, una gazzosa? E volete? No. Le caramelline? No, no, grazie. Potrei avere bisogno di voi, quindi per favore non lasciate l'isola, eh? No. Questo è il mio numero. Qualunque dettaglio le venga in mente, mi raccomando, mi chiami. Anche il più... insignificante, lo sappiamo, lo diceva pure Derrick. Sì. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ah! Oddio, la pressione è bassa. Un malore. Soffre di pressione bassa. Donna. Troppo. È caldo, è caldo. Olivia! Ma non dovevi svenire adesso! Ma gli sei toccata l'orecchio! Ma l'ho fatto così, così! Un marito rapinatore! Perché sto a vesti da matrina, si scrazzò? Ma quale povera, sentita mia! Olivia, tu sapia che Rocco rubava! Ah. Non è quella che credevamo! Pura bottana in casa si portò! Mia Olivia, a macina, na può fare. Buongiorno signore, ispettore Nico Malachia. Vi posso fare qualche domanda? Da quanto tempo Olivia è amica di Gilda e Crocetta? Gilda, tu sei deficiente. Porti i soldi a casa e se la polizia torna... Sono ripartiti tutti con la motovedetta delle 7. Sull'isola non c'è più nemmeno un vigile. Poi domani mattina con calma li nascondiamo nel pozzo abbandonato, no? Ne scisti pazza! Quello è il primo posto dove guardano. L'anno scorso 3 casi hanno risolto quei pozzi abbandonati. 3! Vabbè, allora stai facendo tanto l'espertona, proponi qualcosa invece di blaterare sempre. E guardati un po' di televisione, va, così ti stai zitta. Oh, non mi comandare, che non sei il capo! E spegni quella sigaretta che puzza! Io puzzo? Ma guarda che coraggio! Sono 3 ore che stai friggendo melanzane e hai impuzzito tutta casa! C'ho i capelli
buono. Cucinare mi calma. A me mi calma fumare, va bene? Ma sto prezzemolo, crocetta. E io mi calmo così, dispiace. Go, go, go! Miss the step and fell over. Ma perché non lo facciamo tutti e tre insieme? Olivia, ti muovi? È pronto! Arrivo, ho finito! È un'ora e mezza che sta là dentro. Non insistete, faccio tutto da sola. Senti, io ceno con yogurt e insalata. Se ti rilassa fare il cenone di Capodanno, va bene. Però non rompere le palle, eh. Che fai, va in paese? No, a cena. Mi piace sentirmi a posto. A cena arrivava lui. Ma ci pensi spesso? Sempre. Mi torna tutto in mente. Il primo bacio, l'amore sugli scogli, il matrimonio. Lui che mi dice principessa. Olivia, però non devi pensare a queste cose, altrimenti il rimorso ti uccide. Ma che rimorso? Io, quando ci penso, mi dispiace di non avergli sparato prima. Ah. Buon appetito. Grazie. Sì, ma io sta pasta non la posso mangiare, dai, è troppo unta. La pasta incasciata, così si fa. Ma non ci sarebbe del tofu o seitan? Qua è su tofu. Io di secondo ho fatto l'agnello negro dolce e la frittata di cozze. Io non mangio. Ma tu come fai a non ingrassare? Vai in palestra? Sì, Tonnara Fitness Club. 8 ore al giorno. Dovresti provare. Rassoda tanto. Senti, Crocetta, noi non ci siamo simpatiche. E va bene, l'abbiamo capito. Ma non è che dobbiamo diventare amiche. Ci dobbiamo sopportare solo qualche giorno. Poi prendiamo i soldi. E ognuno per la sua strada, no? Tanto lo sbirro molla presto. Soffre mal di mare. E tu come lo sai? Lavoro, no? Ma io dico, no? Indago sull'isola. Ma pagatemi l'albergo, no? Si va avanti e indietro con il traghetto perché ci so i tagli. E così per 3 ore di indagine me ne devo fare 4 di mare e 3 di sto maledetto rapporto. Ma è democrazia questa. Ma sai che ti dico? Se ne fregano loro. E me ne frego pure io. Ma la Chia sia un minchione. Ecco. Giuffrido è scappato per colpa tua. L'altra notte non hai preso la motovedetta per il mal di mare, ma l'hanno spiata. Vede, commissario, c'erano delle onde altissime. Lei non sa quanto è brutto avere il mal di mare. Poi io vengo dai monti. Sì, lo so, la tua domanda giace sulla mia scrivania. Se non prendi Giuffrida io la straccio e tu rimani capo per tutta la vita. E Giuffrida lo prendo. Sì. E lo prendo, Giuffrida. Stavo giusto esponendo la nostra strategia. Paternò, esponi la strategia. Paternò, la strategia. Sì. Sì. Le tre donne c'entrano qualcosa, lo so. E so anche come farle parlare. Lo sai? Lo so. E sai anche come farle parlare. Lo so. Ma la Chia sa come farle parlare. Bravo, falle parlare, ma la Chia! Ah. Ti strappo la faccia. Olivia! Olivia! Che succede? Che gridi? Un incubo. Rocco al mercato mi vendeva un tonno. Diceva, fidati, sono buono. Poi in processione il santo tirava fuori il mitra e mi sparava. Oddio, che brutto incubo. Il santo. Il santo. Dobbiamo mettere i soldi nel santo. Dentro è vuoto. E solo la madrina ci può entrare. Sì. Sì, e questa è una buona idea. Nel santo? È sacrilegio. Però quello santo è. Capirà. Ci vai tu. E noi due ti facciamo da palo.
Io al palo non lo posso fare, alle 8 devo timbrare e tornare. Ma perché ci vai? Scusa, ormai sei ricca. Se cambi vita, attiri i sospetti, questo è proprio l'ABC. È vero. E ricorda di non fumare in sala che ci dormo. Ti è. Dice la verità. Che verità? Perché mi chiesti in casa a buttare? E dici sta polizia che siete amiche? Niente, allo sfratto la ospito. Carità, come voi mi insegnaste. Non diri menzogna. Sant'Alfio ti ascolta. Ma che ha detto? Ci misi dentro una novena per Rocco che mo... molto cattivo. A fare le rapine, sì. Piccirita, io di Criscia, hai un scanto in dall'occhio. Che ti fici da screga? Che segreto ti niti? Giuro su Sant'Alfio, non c'è nessun segreto. Perché ci giuri di schiena? Giuro davanti. No! Caccia a screga e vene da noi. Ti proteggeremo. Pensici, l'inferno brucia assai. Sant'Alfio, perdonami. Io in prigione non ci posso andare. Il bagno è comune, c'è. Ma che pensi che credo le tue balle io? Di questa vostra amicizia non sa niente nessuno. Ma come mai? Che sia l'unico paese del sud dove la gente si fa i cazzi suoi. Siamo amiche di nascosto. Io sono una chiacchierata, no? Ma che c'entra? Che c'entra? Una mignotta, una madrina e una portaiella. Ma di che parlate voi tre? Di che? Siamo donne, ci piace parlare, va bene? Oh. Ho fatto un sogno. Rocco non è scappato, sta qui sull'isola. La moglie lo copre perché lo ama. Ma siccome è fessa, lui le mette vicino la sua amica mignotta. Che dici? Non te bello, eh? Mangia di meno la sera, che sennò ti vengono gli incubi. Senti, piantala, piantala! Tu li massaggi bene gli sbirri, no? E io lo so come farti parlare. Tu mi devi levare le mani di dosso, capito? Sennò ti denuncio, c'ho pure i testimoni. Ma chi, Paternò? Paternò, falle il verbale. Andava a 130 sulla statale. La targa ce l'abbiamo, procedi. Paternò, che guardi, procedi! La signora ha fretta, va di corsa, deve fare le marchette. Indagando in un paese come questo, scopri tante cose. Anziani morti col culo all'aria, che vengono traslocati. Che fai, parli? O apri un fascicolo? Ciao! Tanto pensaci su, il verbale te lo mando a casa, tanto! Impara, Paternò, la mignotta va sempre minacciata, o non parla. E con le altre due, invece, com'è la strategia? Sono femmine, no! Basta metterle una contro l'altra. Sono femmine, padre, sono femmine.
Se dice amica con Olivia e se scoprivo che il marito fa una rapinatura. Rosetta cotta proprio ieri. Voto, manco la devi nominare, Kit. Ma che combinazione! Ero venuto a comprare il tonno. Facciamo due parole? Non posso, c'ho il cambio turno. Signor Zuccalà, buongiorno! Me la presta 10 minuti che mi sto innamorando? Ma non è contento lei. Ispettore, tutto a posto siamo. Grazie. Siamo autorizzati. La randina la posso fare? Vieni, vieni. Ma che ci fa una brava ragazza come te assieme ad una puttana e alla moglie di un bandito? Ma che c'è, qualcosa che non so? Dormite nello stesso letto? No, io sto sul divano. Allora le altre dormono insieme. E ti sei chiesta che cosa fanno? La puttana, dopo un po', si stufa del maschio e cerca altro. Ti ha fatto delle proposte? Lo farà. Quella è un diavolo, farà diventare lesbica pure te. Tua madre ci morirà, povera donna. Io non sono lesbica. E neanche Olivia lo era. Mentre adesso, invece, è una satanata. Non fidarti di lei, Quella è una serpe. Lo sai che cosa diceva dentro al negozio? Guarda, guarda. Crocetta è invidiosa di me perché porta scutra e sa che morirà zitella. Guarda quante testimoni c'erano, guarda. Tu vedi Derrick, no? E sai come funziona. La prima che parla si salva, mentre le altre vanno in prigione, dove metà sono ladre, metà assassine e tutte lesbiche. Come ti permetti di dire che sono invidiosa di te e che resterò zitta alla vita? E tu? Che dici che io non posso fare la madrina perché mi do le arie? E perché non è vero? È dalle medie che ti dà le arie. Ti hanno fatto troppi complimenti. Non tu sei bella, sei la più elegante, sei la più educata. Lo vedi? È dalle medie che mi invidia. Basta! La volete far finita? State facendo il gioco del poliziotto. Lui ci sta mettendo l'una contro l'altra, capito? Ci vuole far litigare. Dobbiamo andare d'accordo! E allora smettila di fumare dove dormo. Te l'ho detto 40 volte. Cosa questa amicizia è il nostro unico punto debole. Chi ci crede che siamo amiche? Chi? Abbiamo una credibilità pari a zero, zero, capito? Impupatevi, che usciamo. Vai! Io ti prendo per il collo! Ragazze, venerdì andiamo al mercato. Che bella cosa! Tu che ne pensi, cara? Non vedo l'ora. Ma sorridi, dai. Sembra sempre che c'hai scarpe strette. Sì, ma tu cala la mano. Io non sono una lesbica. Ma nemmeno io sono una lesbica. Puzzi pure di tonno. E tu sai di puttana. Per 300.000 euro, no? Che non me lo puoi dire sorridendo, dai, no? Tu sai di bottana. Rosaria! Rosaria! Avevate ragione. Per Olivia, finiu. Te l'aveva detto. Ragazze, fa caldo, ci prendiamo una granitina? Sì! No, io mi becchio una gazzosa. Olivia! Olivia, tu non sei più un vaccino. Cosa? Ma perché? I chiavi. Thank you.
adesso? Venite. Come li prendiamo i soldi nel santo? Chi altro ha le chiavi? Donna Rosaria e la madre di Crocetta. È facile, che ci vuole? Quando lei esce, tu entri, prendi le chiavi, è fatto, tranquillo. Non se ne parla proprio. Io ho giurato che in quella casa non ci mettevo più piede. Vabbè, anche io ho giurato a Rocco amore eterno e poi gli ho sparato in fronte. Gli ha sparato? E infatti morì. Crocetta, tu sei stata in quella casa 36 anni senza uscire mai. Mo per 1 milione di euro ci puoi tornare una volta, che cazzo? Furto, come film che vedi alla televisione. Ne va? Va, sta andando. C'è qualcuno? Crocetta! Sant'Alfio mi fece la grazia! Sono tornata prima perché Donna Rosaria vuole le chiavi del santo. E tua mammina sei tornata. Non sono tornata. Sono venuta a prendere i rasoi trilama. Mi devo depilare. Shadow mio! E prendo anche il cotone! Mamma mia, lo so che ho sbagliato, lo so. Ma se tu torni a casa, io non mi intrigo più delle cose tue. Non ti chiedo più niente, mai più. Spostati! Fai pure la magina. Le ho convinte. Pure se non sei sposata. Ti piacerebbe avere questa nella tua tasca, eh? Non sì? Questa te la do quando torni a casa. Ma che sei pallida, mammina. Niente ti danno da mangiare. Te le faccio 2 bracioline, 2 briciole di pesce spada. Ah? Come le fa la mammina? Sì. Vieni qua, sciato mio. Sciato mio. Stavo così male, lo vedi? Ho messo tutte le cose di quando tu eri piccirina, di quando eravamo felici insieme. Shadow mio! Shadow mio! Buongiorno, Crocetta. Sa dov'è Olivia? Olivia, io sono. Ah. Scusi, che ho perso gli occhiali. Venga, venga. Devo venire? Venga, venga, venga. Venga. Stavo pensando, ma Rocco, com'è scappato? La sua barca sta qua. Il traghetto non viaggiava. Barche rubate 0. E che ha lasciato l'isola a nuoto, che è un tonno. Forse i suoi complici lo sono venuti a prendere. Olivia, io voglio aiutarti. Quando c'è un reato, la prima che parla si salva. E io vorrei che fossi tu. Sei l'unica pulita della cricca. Attenzione allo scalino. Grazie. Ma non c'è nessun reato. Ma perché fai così? Gilda ti tradirà. Chi fa il mestiere suo è bugiarda di natura. Ma Gilda non è bugiarda. No. Allora t'ha detto che stava con Rocco. Che ce l'ha portato suo cugino. Che Rocco ha perso la testa e ha speso tutti i soldi con lei. Che è durata 2 anni. Se ti fidi di Gilda, sei perduta. Fidati di me e ti salvi. Io ho sparato. Aspetta. Un bel caffè shakerato con una picchia di cacao
Stava parlando, paterno, stava parlando. Non cambiamo discorso. Stavi dicendo che tu hai Ho sparagnato. Ho risparmiato molti soldi per offrire al santo i fiori più belli. Che mi facesse la grazia di farmi tornare ad essere madrina. Buongiorno. Ti passi un po' di crema sulle spalle, per favore, che me le sento tutte bruciare. Senti, Gilda, io non te li faccio i carizzi alla schiena, capito? A me piacciono i masculi, è chiaro? Ma che sei ubriaca, sei? Ma che c'entri i carizzi sulla schiena? Ma che stai a dire? Ancora con sta storia? Ma tu lo sai che tu sei una fissata, tu sei una... Stronza! Sei stata con Rocco, sei stata! Perché non me l'hai detto? Ma che cara le mani, Olivia! E quant'è durata? Stava già con me? Ma no, era tempo fa, ma che ne so, non stavate insieme comunque. Te l'avrei detto. Non mi toccare! Che fai, la gelosa poi di uno che hai ammazzato? Statti muta, se hanno messo i microfoni ambientali. Ma quali microfoni ambientali? Hai rotto questi microfoni ambientali, eh? Questi telefilm, sta zitta! Io non mi fido più di te. E allora nemmeno io mi fido più di te. Nemmeno io mi fido di te. Di un incosciente, di una... di cui non ci si può fidare. Sei sempre con la testa fra le nuvole, con questi occhioni... E io non mi fido più di nessuna delle due. Me lo dovevate dire che siete lesbiche! Ancora! No, ma sei ma scema! Quale lesbica? Questa sei fissata! Sei fissata! Fatemi fumare, va! Dove stanno le mie sigarette? Dove sono le mie sigarette? Erano qua! Io avevo una stecca di sigarette! Ce l'avevi. L'ho buttata. L'hai buttata? Fuma di questa! Come ti sei permessa? Come? Vieni qua! Vieni qua! Crocetta, vieni qua! Non mi toccare! Non mi toccare! No, la gonna nuova! Ma siete deficienti! Basta! La società è sciolta! Adesso ne andiamo lì. Scassiniamo il santo, prendiamo i soldi e basta, ognuno per la sua strada, capito? Sono d'accordo! Io pure! Ma perché ci dobbiamo vestire male? Ancora! Così non ci notano! Io, sciatta, mi sento... Sciatta dove? I miei vestiti sono! E poi dice che non si dà le aria! Mamma mia! Ciao, bellezze, volete un passaggio? No, grazie, non ci serve niente! Hai visto che con i miei vestiti ci notano? Mm. Buonasera! Signorine, fammi gli scegliergillo! Vede, svelte! Svelte! Tacchio! Ma chi siete, la polizia? No, sono Tamara! Silenzio! Giù! Ai, la moninne! No! Che bello squacione di zoccole! Olivia, vieni qua. Con tuo marito avevamo certi affari, ma tuo marito ora non si trova più. Dov'è? Non lo so. Risposta sbagliata. Oh, piano, ti ha detto che non lo sa! Allora dimmelo tu. Dimmelo tu. Noi siamo ricercati, non abbiamo niente da perdere. Rocco l'abbiamo ammazzato noi. Mi picchia poco culo, ma. Ok, parli tu. O ti faccio la maschera. Brutta stronza, ora mi diverto io. No, per favore, lo distruggi subito. Ci chiamano il bello e la bestia. Ti prego, questo. Solo che il bello è lui. È la bestia, ce l'ho io! Oh, per favore, ti prego! Ti supplico, per favore, questo no! Lascia stare! Prendimi, lascia stare! Dopo, dopo! Lo sento!
quella da dove viene? Nella confusione l'avevo messa nella borsetta e lei è rimasta. Mi dà tanta sicurezza. Cioè tu hai fatto una perquisizione e due interrogatori con la pistola dell'omicidio nella borsetta? È andata così. Gilda, grazie. Adesso siamo fottute. Sotto indagine, con due cadaveri e un furgone. Ma mica possiamo nascondere tutto. E noi non nascondiamo niente. Rocco più pesante era, Gilda, saltami sopra. Vado. Sì, con me. Ma non mangiavi solo insalatine? Ma che ti fai la maschera alle 4 di mattina? Ho notato che sparare mi secca la pelle. Quando scopriranno i cadaveri? Non lo so. Ci crederanno che è stato Rocco? Non lo so. E se non ci credono? Quanto ci danno? Non lo so, Crocetta, basta, non so niente, va bene? Rimettiti sti tappi e dormi. Oh, non ci riesco. Neanche io ci riesco. Nemmeno io. Lo sai che ci vorrebbe per prendere sonno? Quella robaccia che hai cucinato l'altra sera, quella tutta unta. Sì. Che l'hai buttata tutta? La pasta è incasciata, non si butta. Sta nel freezer. Vai. Beh, non so come fai a mangiare sta roba, ma è buona. Ce n'hai un altro po'? Eh no, c'è solo l'agnello con la cipolla e le costine di maiale con la caponata. Volete che vi frigo al volo due peperoni? No. La minima alta, 91, mai successo prima. Lo vedi, bastava mangiare. O sparare. Posso? Grazie. Che belle gambe lisce. Ora mi depilo pure io. Sì, ma non con il trilama. Ti fa venire la pelle come carta vetrata. Tu devi provare il soccar. Il soccar, lo conosci? È una ceretta egiziana. Ce l'hai delle pezze di seta o di lino? Eccetto! Taglio le lenzuola del corredo. E Crocetta, mi stai strozzando! Perché ho timore? Dai, su, 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 coraggio. Ah, che belle cosce sode che hai, però. Bravo. Facciamo cambio. Mi dai le tue mille? Sì, ci sto. Però voglio il sedere di Olivia. Ma quale? Quello non c'ha sostanza, pare non fai così. Ah! Preferisco il pelo. Dai. Basta! Ma che basta? Devo continuare, dai. C'hai mezza gamba depilata e mezza no. C'è da fare anche il piede. Tanto che cosa cambia? La nomea di Porta Scusa tiene lontani gli uomini. Lucetta, non è la nomea di Porta Iella che tiene lontani gli uomini. So ste mutande! Ma dove le trovi? Scusa, eh. E non lo so, le compra mia madre. Voi dite che è lei che mi fa vestire da iattatrice? Ci sta mettendo due ore. Crocetta, dai! Un momento, sto facendo il fiocchetto. Eccola. Oh! E che è sta faccia? Su, sorridi! La mia gonna! Va bene, no? Beh,
C'ha molto meglio. Cammina slanciata, slancia. Sei tutta colorata, stai benissimo. Cammina. Mi giro. Girati. Bisogna sistemare i capelli. Sì, che facciamo? Io pensavo ad un corto scalato, tipo Bob, out of bed però. No, io me la vedo più selvaggia, capito? Sole, mare, salsedine, vento, partita di racchettoni sulla spiaggia, on the beach. Eh? Via le trecce. No, le trecce no. Le trecce sì. Le trecce allora, sì. E crocetta, non fare resistenza. Le trecce no. Le trecce sì. È per il tuo bene. Eh? Ottimo, amore. Cascata di capelli neri, vai. Bella. Fatti vedere. Sexy. So che vi ho delusa. Ho bisogno di un vostro consiglio. Rocco è tornato. È qua sull'isola. È entrato a casa con le chiavi e ha messo tutto sotto sopra. Secondo me cercava le chiavi dell'ape, che infatti è sparito. Aiutatemi. Non so se devo dirlo alla polizia. Rocco è mio marito. E forse... padre di mio figlio. Ho 5 giorni di ritardo. Prima di tutto, la famiglia. Statti muta. Stai piano! Ma se non funziona, se la voce non si sparge. Dai, però piantala, rilassati. I tacchi servono a sembrare gnocche. Ma vi va di fare una passeggiata al porto? Sì, dai. Però lo vedi come ti guarda. Salve. Salve. Stai andando bene? Sì, ma che me ne faccio? Io sono un tonno dentro. Coi mascoli non ci so proprio fare. È facile, sono creature semplici. È tipo i lombrichi. Chi ti piace, per esempio? Chi ti piace? Camicia a fiori. Ah, quello. Allora, regola numero 1. Petto in fuori, così. I maschi e le minne c'hanno il radar. Ok, brava. Poi, regola numero 2. Sguardo intenso. Così. Non vedo niente. Come si fa? E come si fa? Tu basta che pensi che ti hanno rigato la macchina, capito? Che ti hanno chiamato cozza, che ti hanno rubato i soldi. Basta che fai lo sguardo incazzato, capito? Così, intenso. E il maschio pensa a una cosa sola. Sesso. Ho capito. Che? Penso a un tonno da squartare. A fine turno, quando non ne puoi più. Esatto. Dai, che ti sta pure guardando. Mi giro? Sì. Girati, girati. Girati. Vai, ti ha fatto l'occhiolino. Hai colpito. Vai. Ma che gli dico? Ma non importa quello che gli dici, è come lo dici. Devi fare la voce vellutata, roca, così. Così gli entra dalle orecchie e gli scende giù, dritto nei testicoli. E poi il colpo del K.O. Uè, te l'ho appena fatto, no? Struscio di minna, così, casual, così. E tu manco te ne accorgi? E quello vede Dio, i santi, la Madonna in paradiso. Vai, è tuo. Dai. E va? Perché? Ottimo, amore. È Crocetta, ti stava guardando. Ispettore, avete visto che è stato bravo mio cugino? Che ti ha ripescato gli occhiali. Per favore, paternò. Non è che ogni tanto pensi all'indagine con la testa tua? Non mi permettere mai, su giù. E invece voglio sapere che cosa ne pensi. Sei autorizzato. Secondo me, il rapinatore scappano. E il femmine, niente c'entra.
Ma mi è levato una curiosità. Ma tu, ma perché ce l'hai questa bottana? Vorrei vedere te. Se tuo fratello va al bordello e trova sua cognata che batte, eh? E lo sai chi è la cognata di tuo fratello? È mia moglie. Minchia. Che prende 200 a botta. E io le devo dare pure gli alimenti perché risulta disoccupata. Quindi sì, ce l'ho con le puttane. E c'ho ragione, è chiaro? Scusa, signor Se. Ispettore, ispettore. Sono andata dal dentista. E chi se ne frega? È Rocco sull'isola. E tu che ne sai? Lo spia donna Rosaria. Rocco viene qui. Devasta casa e lei non fa denuncia, perché? Ma gliel'ha detto perché? Scusa, pensava di essere incinta, tu la denunceresti tua moglie? Tu mia moglie non la devi nemmeno nominare! E basta con le palle! O mi dite dove Rocco vi sbatto dentro tutte! E con quale motivazione? Con quale motivazione? Ecco la motivazione. E che è? È un proiettile che è? Era dentro la sua borsetta, uguale a quelli dei rapinatori. L'ha trovata padre no, è vero? Allora, parlate o no? Che c'è? Volete un biscottetto con i fichi secchi? L'ho fatto io. Con le mie mani. Ma che è? Un'epidemia di puttanaggine qui? Procedi all'arresto, padre no. Come? Oh, yeah. No. Zavaglia, che cosa c'è ancora? Attenta al biscotto, Eddie. Che cosa? Li conosce? E quella catenina? È di Rocco. Io gliela regalai. E quelle scarpe pure sono di Rocco. Ricordo l'impronta. Ma di queste scarpe lei non ha denunciato la scomparsa, però. Ma povera ragazza, questa già sta male. Lei ci minaccia, ci mette le mani addosso, inventa prove false per arrestarci. E lei si può scordare pure un paio di scarpe, no? Cosa fa lei in Malachia? Trucco del proiettile. Sei un minchione. Ora ci denunciano e passiamo i guai. Quelle nascondono qualcosa. Muto! È un regolamento di conto, è chiaro, è palese, no? Beh, è palese. Se tua moglie batte, quelle non hanno colpa. Ora vai e ci chiedi scusa. Signora Giuffrida, le chiedo scusa. E anche a lei, signorina Bonsignore. Ma soprattutto chiedo scusa a lei, signora Gilda. Perché le ho mancato di rispetto a causa dei miei problemi familiari. Dimentichiamo e non mi vedrete più. Se vuole, le posso cancellare anche la multa. Ah, grazie. Possiamo considerare l'incidente chiuso? Sì, ci sarebbe quel quanticino in sospeso, notti magiche. Sono 150 euro. Quando puoi, questo è il mio codice IBAN. Giusto. Arrivederci. Buonasera. Ispettore, farei bene che vi voglio. Ma perché sulla storia con vostra moglie non ci mettete una pietra sopra? E vi trovate una bella figliola che vi piace. Mi fanno male i mignoletti. Gilda, ma come sono a letto i maschi del paese? Ce la fai una classifica? Ma se proprio vuoi. Considera che quando lavori l'ideale è piccolo e velocissimo. Primo, zuccalà! E voi che ci fate a casa mia? La casa è mia! Ci entro quando mi pare! Venite, venite! Accomodatevi! La crocetta. Sapete? È un po' che vedeniamo d'occhio. Ma
Volevamo vedere se per davvero Olivia si faceva bottana. Ci piaceva l'articolo. E così abbiamo visto una doppia ammazzatina. Oddio. E perché non siete andati alla polizia? Un paese è come una famiglia, ci aiutiamo. Dateci i piccioli del Rocco e noi molti siamo. Dei piccioli? Niente sappiamo, mai visti. Crocetta? A menegonna ti rifresca o culo e ti riscalda il cervello? Ti può fare la furba? Lo possiamo denunciare, le carte in mano noi ce le abbiamo. Certo. Volete giocare? E allora giochiamo. Voi lo sapete dov'è Rocco? Eccolo. Ma quello era Beddu Alto. Il resto è scatolato nella donnara vostra. Se voi ci denunciate, noi lo diciamo paro paro. Lo volete il magistrato che ficca il naso nei traffici vostri? Che poi queste sono cose che fanno notizia, eh? E mariti donnati, femmine assassine. Ma Don Tonì, voi avete più di 70 case affittate in nero. Ce lo volete qua un esercito di giornalisti? Che poi quelli, tanto curiosi sono, e scrivono, scrivono. Le carte in mano ce le abbiamo noi. Le condizioni le dettiamo noi. E che volete? E finisce. Quando sei bella, mamma. Notti a cucire le tasche dentro i vestiti. Speriamo che i piccioli ci entrano tutti. Speriamo. Mi raccomando, quando restiamo sole col santo, dei fulmini dobbiamo essere a svuotarlo. Sì, sì. Ragazze, siamo state geniali. Beh, pure un po' di culo ci fu. Comunque, una cosa è certa. Crocetta non porta ieri. Vero? Vero. Signorina Crocetta, possiamo fare due parole? Adesso. Venga, venga. Venga. Oddio, ma che le dirà? Non so. Ma che si staranno dicendo? No. Invitarmi a cena. Meno male. Io non lo so. Questa non esce con un uomo per 36 anni? E da che inizio? Da quello che ci vuole arrestare. Non lo so, guarda, ci vuole proprio... Ma è piacente. È un tipo maschio. A proposito, ma com'è a letto? Non sta zitta, deficiente. Deficiente a chi? Oh! Piano! Ma sei nata, siamo le madrine! Ma che ti... Allora, io me ne prendo! Ma sei impazzita! Ma sono tutti! Vacanza da miliardari e ci voleva proprio. Dovremmo vivere sempre così, come tre principesse. Sì, ma non possiamo continuare a sperperare tutti questi soldi, Questo champagne costa 96 euro a bottiglia. I soldi finiscono. I soldi finiscono, è una fissazione. Fissazione, finiscono. E beh, allora quando i piccioli finiscono, lo so io che cosa devo fare.
Che devi fare? Ho creato un mostro. Ma che sta a fare? Crocetta, guarda che gli uomini, per scemi che possano essere, non è che ti allungano i soldi così perché gli fai vedere la mimma, eh? Ma se non funziona, facciamo una rapina. Una rapina? Tu lo agganci e io gli sparo. La pistola sta nella borsetta. Oppure organizziamo un rapimento e chiediamo il riscatto. Io ho ancora i pizzi del corredo. Posso cucire pasta montagna a mano. I pasta montagna li posso fare anch'io all'uncinetto. Non ho creato un mostro, ho creato due mostri. Mostro lo dice a tua sorella. Crocetta, con queste mani tu però, eh! E tu non mi devi toccare, non mi devi provocare. Ma guarda, fate piano! Tira, perché lo sai quello che ti siamo succede. Siamo in un posto non del mi signore, toccare. Ma ci volete far riconoscere da tutti? Questo è un posto del signore. Questo è un posto del signore. Non la dico a tuo fratello. Questo è un posto del signore. I'll trick you.